ambienti di cui parla la ministra Fedeli è un falso problema, perché la normativa attuale prevede la possibilità di sanzionare, nei casi più gravi, anche di rimuovere e destinare ad un'attività diversa dalla didattica, un insegnante incapace. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, replica alle dichiarazioni rilasciate dal ministro della Pubblica Istruzione. Il vero problema, incalza Di Meglio, riguarda il sistema di valutazione, che è privo di figure professionali competenti ed indipendenti, in grado di esprimersi sul lavoro dei docenti. Giudicare l'operato degli insegnanti non compete certamente a studenti e genitori, che grazie alla scellerata buona scuola fanno parte del comitato di valutazione. Autocertificazione per gli insegnanti. Entro il 16 novembre, 1,4 milioni di docenti dovrà presentare un'autocertificazione comprovante la propria situazione vaccinale. Per molti prof, soprattutto quelli over 40, sarà difficile ricordare tutte le vaccinazioni e sarà ancora più difficile per la scuola verificarle. I presidi manifestano le loro perplessità su tale procedimento, che produrrà solo una montagna di carte che finirà nel cassetto. Libri di testo gratis. Per le popolazioni delle aree colpite dal terremoto, grazie alla convenzione siglata tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Italiana Editori, a settembre gli studenti delle aree colpite dal terremoto, per un totale di 140 comuni coinvolti, riceveranno gratuitamente i libri di testo prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Agevolazioni anche per i nuovi iscritti alle facoltà universitarie. Le matricole che appartengono a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 13.000 euro dovranno versare solo la tassa per il diritto allo studio di 140 euro e il bollo di 16 euro. Per gli anni successivi potranno risparmiare solo gli studenti in corso oppure iscritti al primo anno fuori corso che hanno maturato uno specifico numero di crediti. Obbligo scolastico a 18 anni. Si dovrebbe fare una rivisitazione complessiva dei cicli scolastici da un punto di vista della qualità dei percorsi didattici interni. Io sarei per portare l'obbligo scolastico a 18 anni, perché un'economia come la nostra, che vuole davvero puntare su crescita e benessere, deve puntare sull'economia e sulla società della conoscenza. E quanto ha affermato la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli durante un meeting a Rimini. La ministra ha poi parlato di Erasmus, affermando che è un'esperienza formativa che dovrebbero fare tutti i giovani, perché arricchisce dal punto di vista culturale e formativo. Al momento, però, solo le famiglie con più disponibilità economiche possono mandare i propri figli a studiare all'estero. Concorso a cattedra. Per la partecipazione al concorso 2018 aperto a tutti i docenti laureati sono richiesti 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, il quando però non è dato sapere. Inoltre, bisognerà considerare la fase transitoria per i docenti già in possesso di abilitazione e quelli per i docenti con 3 anni di servizio. Via Lettrastevere, ancora una volta, manda in confusione i docenti che si preparano ad iniziare un altro anno caotico. Il servizio su gildatv.it. Personale ATA. In alcuni incontri con i sindacati, il MIUR aveva anticipato l'intenzione di pubblicare il decreto e i modelli di domanda per l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia ATA entro il 31 d'agosto. Quindi quella data o giù di lì sarebbe stata la data di partenza per la presentazione delle domande. La procedura complessa e i tempi ristretti per le graduatorie d'istituto dei docenti hanno costretto le segreterie scolastiche ad un tour de force, ancora non esaurito, dato che si è fermi alle provvisorie. Secondo i sindacati, non ci sarà il tempo per inserire anche le domande del personale ATA. Si stima infatti che la procedura potrà interessare circa 1 milione di aspiranti, pertanto chiedono un rinvio della presentazione della domanda. Ad oggi il MIUR non ha ancora risposto. Flop chiamata diretta. I dirigenti scolastici boicottano la chiamata diretta dei docenti.
uno dei punti cardine della buona scuola, targata Renzi Giannini. Quest'anno, in vista dell'avvio della scuola, da Milano a Palermo, da Bologna a Napoli, la maggior parte dei presidi ha incrociato le braccia, rifiutandosi di interrompere le ferie per una selezione degli insegnanti che ritiene inefficiente e poco meritocratica. Alunni sfollati. A settembre saranno ufficialmente 4 gli anni di chiusura della scuola elementare King di Torino. Il complesso scolastico del quartiere Aeronautica non ha superato i test antisismici e per questo motivo continua a rimanere in una pesante situazione di stallo. Sia la precedente amministrazione che quella attuale hanno promesso di risolvere la questione e ridare la scuola ai bambini, oggi trasferiti in altri plessi. Ma, nonostante le promesse, ai cittadini rimangono solo parole. Casa Verga, bisogno di restauro. Il palazzo della fine del Settecento, dove Verga trascorse l'infanzia e dove tornò a vivere anche da adulto, venne acquistato e aperto al pubblico dalla Regione Sicilia negli anni Ottanta. 30 anni dopo, superato il portone, si attraversa un antro scuro, sui muri una selva di tubi inspiegabilmente scoperti. Un secondo ingresso si apre su 4 rampe di scala, coperte da un triste e lurido tappeto di velluto rosso. Sulle pareti dall'intonaco scrostato si allargano ampie macchie di umidità. Vi aspettiamo domenica prossima con le consuete news, ma continuate a seguirci durante la settimana. Arrivederci.